la prima domenica del museo è la prima domenica di ogni mese, è gratuito. La bella gioventù, saggia concretezza di Maurizio, 10 anni, che ha trascinato adulti e non al Museo Archeologico Nazionale di Ancona, il quale si è riempito di centinaia complice pioggia e gratuità. Volevi ripassare? Sì. C'hai l'interrogazione? Sì. Torniamo dalle vacanze con le interrogazioni di italiano, storia. Voi siete stati trascinati da Maurizio. Venite curiosi o venite perché siete proprio obbligati e comunque dopo? No, io già qui ero venuto con la scuola e mi hanno detto che c'era anche un nuovo, diciamo, reparto in questo museo della civiltà romana e allora mi interessava. Anche domani, Pasquetta, non proprio di sole, avrete la possibilità di smaltire la ciccia presa oggi con ossigeno di bellezza tra mostra e musei marchigiani, che è sempre ottima ginnastica. Dalla mamma del Rinascimento, Urbino, la restaurata muta raffaellesca e lo stupendo studiolo del Duca con le opere tornate in prestito dal Louvre, passando per Pergola e i bronzi dorati più belli, e poi a dominare il Mare Dorico la loro copia tra il Neolitico e la Romanità imperiale, fino a Palazzo Bonaccorsi di Macerata, le carrozze e il temerario futurismo di Pannaggi, fino al più grande, errante, erotico, eretico Svaldolicini a Monte Vidon Corrado. Seguite l'esempio solido e determinato della bella gioventù. Vuoi fare l'archeologo da grande? No, ma preferirei fare l'attore. Va benissimo, hai cominciato benissimo.